Istituto Ferrari di Battipaglia, ancora un cambio al vertice, il terzo in due anni, prima Daniela Palma, poi Carmen Miranda. Oggi abbiamo un nuovo dirigente, Luca Mattiocco, con tanto entusiasmo ha affrontato questa avventura, chiamiamola così, ma soprattutto per dare un senso a questa scuola che su Battipaglia rappresenta un valido punto di riferimento. Sono ben contento e fortemente motivato di essere qui in questa scuola. È iniziata, come ha detto, la mia avventura al Ferrari di Battipaglia. Ringrazio chi mi ha preceduto, la collega Carmen Miranda, la collega Daniela Palma che ha costruito, come ho detto più volte, questa scuola. Ci ha messo l'anima e si vede, e la Carmen Miranda che nonostante un anno di reggenze, sappiamo bene come sono difficoltose le reggenze, è riuscita a ottenere ottimi traguardi, tra cui anche la sperimentazione, siamo un polo d'eccellenza sulla sperimentazione dei 4 anni all'istituto professionale. Ho trovato una scuola fervida, una scuola motivante, un ambiente veramente ricco di idee, una fucina di idee, un ottimo staff e degli studenti in gamba nei vari indirizzi. L'inizio dell'anno scolastico è stato un buon inizio per tutti, ci metterò tempo per conoscere tutti gli studenti, ne sono davvero tanti, e ci sono in cantiere tanti progetti. Ieri già abbiamo iniziato con un'uscita sul territorio tramite un'intesa col comune di Battipaglia, un evento di moda nella piazza del comune, e abbiamo presentato degli abiti della collezione divina, un preludio diciamo a quello che sarà poi il mese della moda di ottobre. Devo essere sincero, non avevo mai visto gli abiti creati dalle nostre studentesse, ai nostri studenti, in collaborazione con i docenti, e veramente c'è tanta qualità, tanto made in Italy, ecco, per cui noi andiamo proprio nella direzione delle linee guida ministeriali. Penso all'educazione civica, penso a quanto sia importante il made in Italy nel settore della moda, nel settore dell'enogastronomia, nel settore dell'accoglienza, nel settore della meccanica e della meccatronica. Abbiamo dei laboratori veramente di eccellenza, e io credo in una scuola che sia aperta al territorio e che possa lasciare qualcosa al territorio. Noi vogliamo lasciare le nostre eccellenze, i nostri studenti sul territorio, che possano appunto trovare lavoro sul territorio senza dover andare a Nord Italia o emigrare, anche perché veramente vedo anche nelle mail che ci arrivano, ci sono tante aziende che chiedono meccanici specializzati, cuochi, chef, addetti alla moda, quindi veramente una scuola al passo coi tempi, ecco. Ci credo molto nella scuola e darò il mio meglio accompagnato da un ottimo staff. Bene, non resta che farle gli auguri di buon lavoro, e soprattutto l'aspetto che colgo, che è molto positivo, questa apertura verso l'esterno, che diventa importante sia come tornaconto personale con le iscrizioni, ma penso che di questo non potete lamentarvi, e sia di qualificare veramente la scuola con iniziative veramente notevoli. Assolutamente, il rapporto con i cosiddetti stakeholders, tutti i portatori di interesse, è fondamentale sia dal punto di vista delle aziende sia dal punto di vista appunto delle istituzioni. Penso al comune, penso alla provincia, all'USR. La scuola è un'amministrazione pubblica, deve avere rapporti con tutti, anche con i privati, e ce lo dice anche la legge 107 del 2015, dobbiamo essere aperti al territorio proprio per, e il nostro piano triennale dell'offerta formativa deve essere calibrato proprio sulle richieste del territorio. Per noi poi siamo un istituto professionale, per cui c'è bisogno proprio di creare delle opportunità di lavoro, e a tal proposito dico pure che noi siamo capofila appunto dell'Istituto Tecnico Superiore, è una realtà importante, un'opportunità post diploma di
due anni che permette una più facile integrazione nel mondo del lavoro, quindi è un aspetto anche questo da non sottovalutare. Diciamo che ci accogliamo gli alunni non solo nel periodo scolastico ma anche post scolastico per inserirli al meglio nel mondo del lavoro.